Salve a tutti ragazzi, bentornati su Quei due sul server 2 con una nuova puntata di PrankoCraft. E tendenzialmente l'ultima puntata di PrankoCraft nella quale esploreremo questo posto, madonna non capisco niente, esploreremo questo posto terribile che si chiama Tempio Magma. Tempio Magma che chiude la prima stagione di PrankoCraft. A meno che non abbiamo lasciato qualche scherzone da qualche parte, ma non credo. Non è dato sapere. Non è dato saperlo. Comunque, entriamo qui dentro e vediamo che cosa ci aspetta, insomma. È abbastanza profonda la faccenda qui. Sì? Comunque di questo Tempio Magma abbiamo sentito parecchio parlare in TS. Benvenuti, ok. Benvenuti, va bene, fin qui. Occhio a come ti muovi se ci sono pressure plate, perché siamo... seguite le torce. Che, ti sei preso una scarica di qualcosa in faccia, eh? Di che cosa in faccia? Io ho sentito un rumore. No, io non ho fatto niente. Io però ho sentito un rumore, giuro. Comunque, ok, ci siamo. Seguiamo le torce. Questo dove cazzo porta questo... salto della lava, occhio. Già roba platform qua. Ah, vabbè, vai prima tu. Vabbè, io non salto niente, io faccio zig zag. Ok. Bravo. Stiamo al gioco, giusto? Stiamo al gioco. Che dura poco. Che tra un po' moriamo. Ma, grande dungeon Yanoth. Ma è sempre Yanoth che fa sti trappoloni immensi. Yanoth veramente ha giocato. Ah, pressure plate molto cattiva. Ah sì, sembrerebbe. Allora, scappa di là, io mo l'attivo. Scappa di là. Vai, attiva. Merda. Via, corri. Catroia. Madonna. Guarda che cazzo si è contato. Guarda quanto... L'ha fatta apposta. Sapevo che saremmo scappati verso di qua. Caro Yanoth. Hai coperto la lava? Sì, okay. Però se tu ti compenetri con me è tutto molto difficile. Ok. Oh. Quella fresca di solita. Ok. Aspetta, ma hai bloccato. Ok. Dai il piccone. Sì, c'ho tutto. Continuate per la sala del tesoro. Quindi lui ha previsto anche che saremo sopravvissuti. Caro Yanoth, ti abbiamo sottovalutato la scorsa volta. Guarda, qui c'è un passaggio segreto. No, non c'è più passaggio segreto. È soltanto un muro di roccia. Allora, io direi di andare per la sala del tesoro. Andiamo per la sala del tesoro. Non voglio prendere fuoco, sai com'è. Ok. È pieno di pistri. Occhio che queste sono fatte apposta. Lì uscirà la lava. Io sto avanzando lentamente. Ma se stai correndo come un pazzo. No, sto avanzando lentamente. Ma qua è esploso qualcosa? No, è proprio una caverna un po' angusta. Era tutto bello però. La caverna della mangusta detta anche. Ecco, si fa più mangusta. Ma quanto Madonna. Cazzo ha scavato. Sarà un casino riuscire fuori da sto posto. Beh, guarda, ha fatto un occhio. Catroia, dove sta? Lo sento uno zombie. Tesoro più avanti, ma dove? Occhio. Sopra o sotto? Vogliamo dividere la visuale. Dividiamo la visuale. Ok. Ok. Allora pari sotto, dispari sopra. Sì, pari, come facciamo a fare pari e dispari se ognuno sta a casa sua? Diciamo insieme dopo il 3 un numero. Ok. Allora io pari, tu dispari. Quindi dopo il 3, 1, 2, 3, numero. Ok? Ok. 1, 2, 3, 5. E dai. 10 comunque, dai. Sì, allora è pari, quindi. Ok, io vado sopra. Ok, vado giù. Teniamoci in contatto radio. Contatto radio aperto, dimmi cosa vedi. C'è uno zombie che sta vicino a un sacco di lava. Adesso lo falcio. Qui niente di speciale, c'è un... C'è lava, giustamente nel tempio della lava cosa c'è? La lava. Tu cosa vedi sopra? Allora, è un dungeon immenso, ha pavimentato tutto in maniera molto, molto eccellente, si dice. E...
c'è una parte crollata, credo, no? C'è del carbone, c'è del ferro, niente di particolare comunque. Oh, ho trovato il tesoro, mi sa. Io ho trovato un cartello con scritto fuochino. Io ho trovato fuoco scritto invece, quindi penso di aver trovato lava. Possibile. Lava everywhere. Fuoco, 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 fuoco. Fuoco, fuoco. Ah, ci sei già. Io sì. ho chiuso la lava, ti sto vedendo, infatti. Caro il mio Janot, abbiamo trovato la trappola, perché sotto questa cosa c'è della redstone. l'ho vista anch'io. Allora, sì. Aspetta, ci hanno fregato una volta, non ci fregano più. Allora. Vediamo che cosa può succedere, aspetta. Allora, faccio una cosa, guarda. Mi creo tutta una camminata qua sopra che mi sarà utile per aprire la cesta. No, ma sei pazzo, stavo dietro di te. Ma era una chest non è esplosa la chest? No, la chest no. 3 costolette di maiale ci ha lasciato, vedi? Ah, un tesoro e un altro po', caro Janot. Piatto ricco mi ci ficco. Però se fossimo rimasti qui sarebbe esploso tutto tranne che noi. Cioè era tutto calcolato, guarda. Hai visto? Non si è rotto niente. Hai capito? Vabbè, però sì, dovevi fidarti del buon Iano. Mi dovevo fidare, era tutta una cosa guidata, un'avventura guidata, e io invece ho preferito mettermi in salvo, vedi? A volte la stupidità umana. Comunque qua dietro non niente. Ha lasciato in effetti dei punti bui, che per esempio da qui è spawnato uno zombie prima, e quindi forse abbiamo scoperto come mai certe trappole sono saltate. Sì. Perché mi sono ritrovato uno zombie qua dentro. Sì. Anche se lo zombie non avrebbe mai aperto la chest, quello è sicuro. Questo è poco ma è sicuro. Bene, il tempio Maya l'abbiamo terminato. Adesso dobbiamo solo riuscire da qui senza morire. Ci vorranno 20 anni più o meno. Comunque sia, mentre risaliamo, noi ringrazieremo tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa Prankcraft e vi invitiamo ad andare a dare un'occhiata ai loro video che troverete anche in descrizione qua sotto. Sì, li mettiamo tutti quanti, quindi insomma andate a dargli uno sguardo. Sì, così vi fate anche un'idea di come hanno studiato queste idiotissime trappole. E cazzo! Ci sentiamo. Oh, merda, sono morto, sono sicuramente morto. Sto per morire, sto morendo. No, ma tranquillo che sono morto. Oh merda. No, adesso sì che sono morto proprio tanto, ma proprio. No. Sì. Sì, non mi riesco a spegnere, quindi sì, sono morto. Devo saltare, devo muovermi, che devo fare? Tenergo è bruciato a morte. Dov'è che sei morto? Sono morto vicino a della lava. Lava che tra l'altro non era sulla strada principale. Dovrebbe stare tipo dietro qualche trappola, perché ho sbagliato strada, insomma. Sei molto bravo comunque. Grazie mille, lo so. Finiamo la stagione sulla morte di Sinergo, tristissimo.